Oggi è il giorno X. Ma quindi non è vero quella storia che se sbatti la mano in testa i capelli ti cambiano? Ma quindi non sono una vera youtuber? Vabbè, lasciamoli così. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo qui oggi riuniti per affrontare una challenge. Oddio! Raga, mi si è rotto il treppiedi! Raga, ho rischiato di spaccare la macchina fotografica. Ma in che senso? Treppiedi rotto a parte, la challenge di oggi è, non proprio di oggi, ma di questa settimana, fare per 7 giorni una colazione diversa, perché sapete dai miei What I Eat in a Day che io mangio tantissime cose super diverse fra loro, ma ho un difetto, cioè che ogni giorno faccio la stessa colazione. Non la cambio mai fondamentalmente, mi bevo il mio mezzo litro di latte con il caffè dentro e basta fino alle 11, poi alle 11 faccio un altro spuntino, però la mia colazione vera e propria è solo il latte. Ho deciso di fare questa challenge per provare a vedere come reagisce il mio metabolismo, se mi sento meglio, proverò a mangiare salato. Ecco, il mio problema è che vorrei fare colazione salata ogni giorno, ma non essendo una cosa normale nella mia famiglia, giustamente ci sono le cose dolci e io non riesco proprio a mangiarle, quindi alla fine bevo soltanto il latte. Dunque non sono proprio abituata a mangiare, e anzi quando sono costretta, tipo se magari dobbiamo andare da qualche parte con i miei genitori, quindi devo fare una colazione un po' più abbondante e sono costretta, sempre tra virgolette, a mangiare qualcosa, proprio mi sto male, cioè nel senso mi fa male lo stomaco, poi perché non sono abituata a mettere nello stomaco qualcosa di solido appena sveglia. Dunque sarà una vera e propria challenge. Oggi inizierò con qualcosa di soft, quindi latte e biscotti semplicemente. Domani pasta e frittata, dopodomani panino e mortadella e andiamo avanti così. Tovagliolino, biscottini, caffè, penso posso bastare. Un po' di sugar, watermelon sugar, hi. Watermelon sugar, hi. Un po' di questa polvere magica, questa droga. E niente, poco di meno che il mio latte. Dovete sapere che io bevo un quantitativo di latte incredibile ogni giorno, tanto che fin da piccola mia nonna ha sempre detto che in casa ci voleva una vacca, tanto dal latte che bevo io, ma comunque beviamo tutti in casa. In ogni caso oggi bevo questo, che se vedete nei miei What I Eat in a Day solitamente è diverso, quindi non è presente nei miei What I Eat in a Day. Andiamo subito a metterlo nel nostro bicchiere. Gin! Prenderò questo, il cioccolato. Abituata a bere soltanto la mattina, cioè veramente se non sono le 11 non mangio nulla. Sono patetica se vi dico che sono estremamente piena. Sì, io a colazione non ce la faccio, non lo so, più forti di me. Poi alle 11 mi è un attacco di fame che vorrei mangiarmi tutta la dispensa, ma per adesso sono a posto così. Anche perché il biscotto era bello grande, quindi sono biscotti fatti in casa, quindi non sono piccolini come i biscotti del pacco. Insomma, the breakfast is over. Amici, buongiorno e benvenuti nella mia seconda colazione della settimana. Ieri sera mia mamma ha fatto le polpette di riso con il sugo e la provola. Dunque, quale migliore occasione per fare una colazione differente? E niente, semplicemente io me le pappo. Ovviamente mi sono fatta anche il mio meraviglioso cappuccino, il mio mezzo litro di latte. E quindi, dagli è tutta! Questa sì che è colazione. Mi sono praticamente mangiato un piatto di riso con un uovo, provola, sugo, fritto. Oh,
E anche questa colazione è andata. Per la mia terza colazione a casa c'erano i miei genitori che parlavano, quindi ho preferito non parlare per non chiedergli di stare zitti, fondamentalmente, perché stavo facendo tutti colazione. E niente, ho mangiato un meraviglioso tartufo di pizzo che da 1 a 10 valeva 2000, però ecco, come colazione gli diamo un 8 meno perché mi ha riempito, mi ha super soddisfatto, però non lo so, vale un 8 meno come colazione, anche se diciamo visto, cioè preso singolarmente, vale 2573. Domenica mattina ho fatto una super colazione, la mia preferita ragazzi, con un panino, preparatevi perché dentro c'era prosciutto cotto, maionese, un po' di olio e melanzane sott'olio e aceto, fatta da mia zia. Ragazzi, una bomba, la mia colazione preferita di tutto il video, ovviamente accompagnato con il mio cappuccino. Colazione finita, peccato che mamma sia stata la colpevole che mi ha tolto il piatto, quindi non ho potuto far vedere che il piatto era vuoto. Mamma, confermi che il piatto era vuoto? Di più. Ecco, ma anche perché mi si è scaricata la macchina fotografica e quindi non ho potuto riprendere tutto. Allora ho detto riprendi i primi morsi, poi poi spengo e poi faccio vedere il piatto vuoto, invece mi sono dimenticata. Comunque, che questa colazione è andata, a questa colazione diamo 9,5 su 10. Come ben sapete non amo la frutta, nel senso che la mangio raramente, purtroppo dovrei imparare a mangiarne molto di più, ma purtroppo so già che non potrà mai essere la mia colazione completa. Non so come fa, anche il mio ragazzo mangia un frutto per colazione, io non ci potrei mai riuscire perché mi apre proprio lo stomaco, cioè mi fa venire fame il mangiare frutta, non so come mai. Però adesso vorrei mangiarmi un bue se potessi. Quindi questa colazione è stata la peggiore, ma non per il frutto in sé, ma perché ho fame. È passata circa mezz'ora da quando ho mangiato il frutto. Ho bisogno di mangiare qualcos'altro perché quelle due bestie non mi hanno soddisfatta. Quindi latte e cereali come seconda colazione, o meglio una specie di continuazione, ecco. Mangerò qualche altro. Buongiorno amici, mi sono appena svegliata e dopo aver... mi fa anche male la gola perché sono le prime cose che dico. Sono arrivata alla conclusione che oggi mi va un frullato. In realtà non è un frullato, è semplicemente del latte con all'interno crema pannistelle. Non latte, un cappuccino. Let's go! Preparazione per il cappuccino già fatta. Guardate quanto è enorme. Frullato ad immersione. A questo punto mezzo litro di latte. Eccolo, in tutta la sua magnificenza. Taste this. Ragazzi, senza aspettare che la scritta poi è qui, già ve lo dico, 10 su 10. Perché ricordatevi che le votazioni non sono in base al prodotto in sé, ma il prodotto mangiato a colazione. Quindi se un hamburger del Mac a me piace 10 su 10, mangiato a colazione non è proprio la stessa cosa, quindi la votazione che gli darò magari sarà 6 su 10, proprio perché è l'hamburger a colazione e non l'hamburger in sé. Comunque mi vado a finire questo bel beverone di latte e ci vediamo domani con l'ultima colazione. Ciao! Amici, buongiorno. Mi sono super svegliata tardi, quindi l'intro sarà brevissima. Vi dico solo che mi sono svegliata tardi, mi sono allenata, mi sono fatta la doccia e quindi faccio colazione adesso, ma dato che ho tantissima fame sarà una cola pranzo, cioè... è una colazione perché non ho mangiato niente a parte bere un bicchiere d'acqua, ma per molti sarà una cosa tipo scioccante perché sto preparandomi un'insalata di cetrioli, sì, per colazione, con una frittata dentro e del prosciutto croccante. Io vi ho detto che mi piacciono le colazioni salate.
Quindi adesso parte il voice over perché non posso parlare perché altri dormono. Ho creato la salsina per la mia insalata con olio, sale, un po' di aceto, un po' di pepe bianco e un cucchiaino di maionese. Come ultima colazione per il video direi che è veramente perfetta. E ricapitolando cosa avevo messo, diciamo, nell'insalata, appunto c'erano cetrioli, frittata, il prosciutto abbrustolito che non si è tanto abbrustolito e appunto la mia salsina. Amici, questo video si conclude qui, spero che questa challenge vi sia piaciuta. Proponetemi qua sotto altre challenge da fare col cibo, sì, perché mi piace troppo filmare i video col cibo e quindi ho deciso di portarne molti di più sul canale. Come avete visto, questa challenge, diciamo, l'ho basata molto su colazioni salate perché il dolce la mattina mi fa, non dico male, ma non mi piace tanto, mi dà la sensazione di nausea. E dunque farò di nuovo la challenge presto, ma con colazioni dolci, quindi pancakes, torte, pasticcini e tant'altro. E niente, vi mando un grosso bacio, ci vediamo presto su questo canale, grazie per essere arrivati fino a qui. Ciao!